Anche venerdì scorso grandissima serata all'Ibari Caffè con il concorso Canoro Stop and Go, ma prima dell'esibizione degli aspiranti cantanti si sono esibiti con della splendida musica dal vivo in New Style and Junk. Allora, devo cercare il giudice di questa serata, sarà una donna o un uomo? Chi lo sa? Ho deciso di non sceglierla. Sì, quello va, dico bene, ho nominato questa sera, vieni! Il giudice, vieni! Oh, grazie! Allora, il suo posto è di capo al giudice Claudio. Uno, due, uno. Enzo, piacere Marco, che pavese. Cosa ti aspetti di vivere da questa esperienza? Ma mi aspetto di sentire questi ragazzi che cantano, che praticamente che facciano bella figura e niente, di stare qui in compagnia di tutte queste persone in allegria e di divertirti, insomma, quindi ci divertiamo insieme. Questo è il nostro giudice popolare, rappresenta il pubblico. Allora, buoni giudizi, a dopo. Ok, grazie. Allora, il nostro Daniele, detto Pippo, ha appena finito di esibirsi con questa bellissima canzone e adesso è arrivato il momento di ascoltare il giudizio dei nostri giurati. Quindi partiamo da Claudia, paletta verde o rossa, vediamo subito. Verde, quindi giudizio positivo. Tonato, bella la canzone, lui è stato bravo, quindi verde.
e quindi intonato bella la canzone, quindi Daniele riceve il primo giudizio positivo. E adesso Enzo, cioè il nostro giudice del pubblico, e sentiamo un pochino che cosa ne pensa dell'esibizione. Paletta verde, quindi ascoltiamo la motivazione. Perché mi è piaciuto, è intonato e ha la voce bella squillante. Voce bella squillante, quindi insomma un giudizio decisamente positivo per quanto riguarda il rappresentante del pubblico. E adesso manca il tecnico, quindi tutto dipende da Carlo, quindi il nostro giudice tecnico. Ascoltiamo se è positivo o negativo. Andiamo a vedere se alzerà la paletta verde o la paletta rossa. Paletta verde, 3 verdi, complimenti quindi al nostro Pippo che accede automaticamente alla semifinale. Ascoltiamo il motivo. Bellissimo brano, l'ha interpretato molto bene, va anche vocalmente, bravissimo. Benissimo. Complimenti a Pippo, andiamo ad ascoltare cosa ne pensa il nostro Daniele Pippo. Daniele, complimenti, sei in semifinale, te l'aspettavi? Grazie, no, beh insomma c'è sempre un po' di emozione quando si sale lì sopra, anche se mi piace cantare, già un po' di anni che canto, però alla fine poi ti manca un po' di salivazione e un po' di emozione c'è sempre. È sempre così, insomma, poi il pubblico è numeroso questa sera, quindi l'emozione ci sta. Come ti preparerai per la prossima tappa, la semifinale? Guarda, adesso qualche idea ce l'ho, però devo valutare ancora quale canzone fare, perché ce ne sono un paio o tre che mi piacciono e vediamo un attimino quale scegliere. Bene, allora siamo tutti curiosi di scoprirlo, grazie mille, ci vediamo in semifinale. Grazie a voi. La nostra, se concessa la città per voi, piace. Giudizio per Biagio, sentiamo il giudizio del pubblico, paletta verde o rossa? Ma all'inizio, fino a metà, ero convinto del verde, poi ha cambiato un po' la tonalità nella seconda parte, però non è una canzone facile, verde. Paletta verde, nonostante effettivamente qualche difficoltà, effettivamente c'è stato un improvviso cambio di tonalità che ha lasciato un po' sbigottiti i giurati. Io ero qua e li ho visto queste facce perplesse, però comunque il primo giudizio positivo è aggiudicato. E adesso Claudia, vediamo un po' se alza la paletta verde rossa. A me è piaciuto, quindi verde. Paletta verde per Claudia, rimane il giudizio di Carlo e tutto nelle sue mani. È arrivato il momento di scoprire se il nostro Biagio andrà in semifinale oppure no. Paletta verde, complimenti, quindi sentiamo un pochino qual è il giudizio del nostro Carlo, la motivazione anzi. Sono d'accordo con Enzo, la prima parte benissimo, la seconda parte meno, però la voglio premiarlo comunque perché la prima parte era fatta bene. E quindi una prima parte convincente per il nostro Biagio, e grazie a questa prima parte, 3 giudizi positivi, complimenti, lo rivedremo in semifinale, ma prima lo andiamo ad intervistare. Biagio, complimenti, sei in semifinale nonostante questo improvviso cambio di tonalità, cosa è successo? Sì, non lo so cosa è successo, probabilmente era la musica che non andava bene, comunque non lo so, per me è andata bene lo stesso. Beh, non solo per te, anche per la giuria, ti aspettavi questo giudizio positivo, completamente positivo? Allora, sinceramente dopo che ho cambiato la tonalità della voce mi aspettavo un altro tipo di giudizio negativo, non positivo, però sono contento che hanno capito che la canzone era molto difficile nell'interpretarla. Poi Massimo Ranieri insomma è sempre un artista con il quale è difficoltoso confrontarsi. Il nostro Simone e la sua perde l'amore. Perdere l'amore
complimenti al nostro Simone che veramente si è conquistato tutto il calore e tutto l'affetto del pubblico dell'Ibari e ha cantato veramente bene, ma sentiamo il giudizio di Claudia. Sì, è stato bravo, la canzone è difficile, per me è verde. Paletta verde, primo giudizio positivo e secondo me è soltanto il primo di tre. Però ascoltiamo il giudizio del pubblico. Paletta verde, sentiamo la motivazione. Come mai Enzo? Merita un bravissimo e basta. Non bisogna aggiungere nient'altro. E quindi il bravissimo è una parola che descrive questa esibizione davvero notevole, per cui insomma con una parola lui ha decretato il giudizio positivo per quanto concerne il pubblico. E adesso il giudizio tecnico, ma già scuote la testa come dire, vabbè, verde, 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 verde. Io sono composta, Carlo, come mai paletta verde a quanto capito? Brano bellissimo, la voce bellissima, bravissima. E quindi tre palette su tre sono verdi, complimenti, andiamo subito a intervistarlo a festeggiare con lui. Complimenti, sei in semifinale e non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo perché, come ripetuto prima, io tutte le gare di karaoke o gare di canto che ho fatto non sono mai passato. Addirittura Italia's Got Talent. Italia's Got Talent e purtroppo non mi hanno ancora chiamato, quindi presumo che non mi hanno preso. E invece ti rivedremo in semifinale qua a Stop & Go, complimenti. Grazie mille, grazie, grazie ancora. Vi do un grande bocca al lupo e per voi Silvia Santina con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Santino, hanno appena finito di esibirsi con questa canzone meravigliosa di Lucio Battisti. Adesso è arrivato il momento di scoprire i nostri giudici come valuteranno l'esibizione di questa bionda e questa bruna che hanno cantato con così tanta passione questa grande hit del passato. Cominciamo dalla presidente di giuria e quindi Claudia, vediamo se è paletta rossa o paletta verde. Vediamo un pochino. Innanzitutto verde. Paletta verde. Paletta verde, primo giudizio positivo. Come mai, Claudia? Carina la canzone, simpatiche loro, quindi mi sono divertita e ho dato verde. E adesso andiamo invece da Carlo, il nostro tecnico, quindi il nostro esperto, che tra poco ci svelerà qual è il suo giudizio, ma prima scopriamo che cosa ne pensa dell'esibizione. Ma io concordo con Claudio, quello che ha detto lei. Verde. Non rimane che scoprire se il nostro giudice popolare valuterà positivamente o negativamente. Enzo, vediamo un pochino se è paletta verde o paletta rossa. Simpatiche, però a malincuore devo dargli la paletta rossa. Paletta rossa, e quindi le nostre cantanti bionda e bruna non accedono alla semifinale. Vediamo un po' come mai. Perché diciamo che parecchie volte non sono andate a tempo e troppo aggressive quando hanno alzato la voce in certi momenti della canzone. Troppo aggressive e fuori tempo, quindi davvero è stato molto severo il nostro giudice del pubblico, ma comunque adesso ascoltiamo la versione delle nostre Silvia e Santina. Silvia e Santina, non siete riusciti ad accedere alla semifinale, due voti positivi e uno negativo. Pensate che il giudice del pubblico sia stato troppo severo? Secondo me sì. Come mai? Perché non mi ricordo il nome, non è che a me mi è piaciuto tantissimo, perché diciamo che anche lui qualche suonatura l'ha data. E quindi tu voi dite, se lui si è preso la paletta verde la meritavamo anche noi. Sì.
Come mai avete... Perché noi non cantiamo, l'abbiamo fatto così questa sera, però così per divertirci, ecco. Visto che lui prima si è espresso che con CD e Compagnia Bell, pensavamo qualcosina di più. Di meglio, ok, quindi c'è questa critica verso un altro concorrente. Poi va bene così anche per noi, va benissimo, va benissimo. È un gioco, l'importante è partecipare. Noi l'abbiamo preso così, non siamo cantanti, non siamo andati da nessuna parte, quindi di conseguenza abbiamo provato un gioco e basta. Il paragone con Paolo e Chiara vi fa piacere oppure no? Sì, molto, grazie. Quindi magari vi ritroveremo in futuro con una canzone di Paolo e Chiara. Può darsi, grazie. È un'idea, non si sa mai. Certo. Grazie mille e complimenti. Grazie, grazie. Ultimo giudizio, è arrivato il momento di scoprire quale tipo di parere daranno i nostri giudici sull'esibizione di Maurizio, che è partita con qualche difficoltà, ma che poi, grazie alla scelta di questo brano di Adriano Celentano, devo dire che effettivamente si era cavata alla grande, ma questo è soltanto il mio umile giudizio. Tra poco ascolteremo invece il giudizio dei nostri giudici, a partire da Enzo, il giudizio del pubblico. Sentiamo un po' che cosa ne pensa di questa esibizione. Verde. Paletta verde. Paletta verde, sentiamo come mai. Perché è una canzone che mi piace, mi è piaciuto anche come l'ha cantata, dimenticando quello che è successo prima, naturalmente. Vediamo se la paletta per Claudia è verde o rossa. Paletta verde! Sentiamo il giudizio del nostro giudice Carlo, il nostro giudice tecnico. Vediamo un pochino che cosa ci racconta. Paletta verde, quindi tre giudizi positivi. Semifinale per Maurizio, sentiamo la motivazione. Allora, è la prima volta che lo sento cantare. Brano molto bello, lui molto intonato, bravo. Paletta verde. E quindi mi aggiungo i complimenti e raggiungo Maurizio per intervistarlo. Maurizio, complimenti, semifinalista. Grazie. No? C'è stato un po' di problemi con le basi stasera, ho dovuto improvvisare un po', però insomma, diciamo sì. Iniziali, però trovata la canzone giusta, poi tutto è filato liscio. Sì, 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 quello sì. Mi spiace perché è una canzone che cantavo tante volte, però purtroppo ognuno ha le proprie basi e quindi naturalmente loro avevano le loro, io la canto in un modo diverso, ognuno canta modo proprio. Quale canzone porterai per la semifinale? Allora, se riusciamo a trovare la base, il mio cavallo di battaglia, Yanes de Gomera. Ah, ok, ok, quindi siamo curiosi e non vediamo l'ora di ascoltarti cantare questa canzone. Nel frattempo, complimenti per questa sera. Grazie. Allora ragazzi, un piccolo presente dalle cantine di Fortunati Land, prego. Potete ubriacarvi. Fortunati Land, non lo conosci? È un vitigno nuovo. È un vitigno del 2016. Volevo fare un giro sul giorno, ma siete tutti sicari, mamma mia. Allora ragazzi, io farei ancora un grandissimo applauso a tutti i concorrenti che sono venuti questa sera. Un attimo, devo terminare la serata. Prima voglio ringraziare, questa sera mi sono ricordata, ringrazio il giudice Carlo, grazie mille Carlo. Il giudice Claudia per la sua sincronia. E il nostro giudice Enzo, giudice del pubblico, grazie mille Enzo.
agosto ci saranno ancora dei concorrenti, ci sarà l'esibizione di Burlesque.